Benvenuti a Secondo Voi, programma di attualità, politica, sul sociale e su temi di interesse generale per la comunità. Oggi parliamo della situazione che si è venuta a creare dopo l'attentato al giornale francese Charlie Hebdo. All'inizio di gennaio l'episodio che si è verificato in Francia ha scatenato le reazioni dal mondo politico e non solo. C'è chi ha gridato al grave attentato alla democrazia, chi invece ha parlato addirittura di un terzo conflitto mondiale. Ma cosa ne pensa la gente? Ascoltiamo. No, guarda, non lo so, credimi, non ci voglio neanche pensare. Cioè, non spero di no. Spero proprio di no, insomma. Però non so proprio all'altezza di giudicare se siamo a un conflitto mondiale o se siamo cose più leggere, più tranquille. Non ho proprio idea, sinceramente. Non so giudicare una cosa così. Beh, oggi se ci fosse un conflitto mondiale non si combatterebbe come si è combattuto il primo o il secondo. Sicuramente sarà un conflitto, secondo me, più basato sull'economia che su altro, insomma. Quindi quello che è successo al giornale francese è sicuramente una cosa molto grave, che però si basa, secondo me, su fatti economici, su interessi economici. Ma io su questo sono ottimista, poi per natura non ci penso proprio minimamente. A me mi sembra che sia esclusivamente gente fanatica nel suo settore, che è solo un qualcosa di che secondo noi a noi non ci coinvolgerà sicuramente, per quello che la vedo io in questo momento. Poi io non credo che sia un qualcosa che ci venga a colpire anche a noi, insomma. No, non è possibile, lo sanno, quelle teste calde che a quel livello non ci si arriva. Ma sta scherzando, è la fine di tutti, perché oggi mica bella col fucile. Oggi fanno presto, Fanno presto, eh. No, a quel livello non ci si arriva, no. No, è che hanno fatto venire troppa delinquenza in Italia, troppa delinquenza. E poi hanno levato il lavoro, dice, ma non c'hanno voglia. È il momento che prima che l'italiano non c'ha più voglia. Quanto? 6 milioni, 10 milioni di questi extracomunitari? Ma stiamo a scherzare? Chi le paga? Siamo noi, con le tasse che ci mettono. Sti ladri, sono tutti ladri, capito? Ma loro mica se le levano. Adesso il terzo conflitto mondiale sembra un po' esagerato, sicuramente ci sarà un'attenzione, cioè sarà da rivolgere attenzione particolare verso queste persone, perché poi alla fine è l'unico pericolo che oggi corriamo nel mondo occidentale, è quello religioso, insomma. Altri motivi da scatenare guerre, insomma, poi, che storia è storia. Ma l'andamento economico, per quanto riguarda stranieri che fanno azioni terroristiche, no. Eventualmente la situazione economica potrebbe riguardare il terrorismo interno, cioè persone che magari perdendo il lavoro e vivendo nelle difficoltà potrebbero essere portate a fare azioni eclatanti, ma non nulla a che vedere con la religione, insomma. Se parliamo a sfondo religioso, se parliamo, ripeto, a sfondo economico, è solo un problema interno nostro. Non lo so, sinceramente, non sono catastrofista in generale e tendo sempre comunque all'ottimismo in senso positivo, no? Cioè, chiaramente non lo sento un pericolo così vicino, e mi sembra, insomma, che l'allarmismo a volte può essere giustificato, altre volte può essere anche amplificato più o meno, no? Quindi onestamente devo dire, non la sento una cosa così vicino a me. Io penso che il conflitto c'è, perché sta gente è folle, ma poi perché fanno queste azioni? Cioè, sono tutti matti, cioè, ci dovremmo le bene, no? Ma la base di che? Cioè, io sinceramente non me ne spiego un comportamento del genere. Cioè, sta violenza poi tra di noi, no? Quando
chi dovrebbero andare a attaccare, chi governa, non il popolo. Cioè qui stiamo a fare guerra tra poveri, invece toccherebbe prendere tutti quanti e andare da chi comanda, calciare e buttarle fuori da dove stanno, perché amministrano male tutta la situazione, ma i potenti di tutto il mondo, che io, quel è il mio punto di vista, che gestiscono male tutta la situazione, un po' perché sicuramente giù ci sarà il petrolio, ci saranno gli interessi, quello che vogliono loro lo sanno loro, ma certo poi è gente che muore di fame, con chi la piglia? Col popolo come loro, cioè, E su questo non lo so, non saprei, speriamo che non implica tanto anche l'Italia, però le aspettative non sono tanto positive, penso, non saprei, speriamo insomma che vada bene. Sicuramente è un fatto preoccupante, anche perché c'è questa crescente valenza di carattere apparentemente religioso, che poi di fatto invece è una questione soltanto di potere in sostanza, no? Quindi bisognerebbe riuscire a trovare un dialogo, cercando di insistere proprio sul punto, sul piano della convergenza di situazioni, anche se divergenti, però trovare un compromesso in maniera da rendere possibile un esercizio delle proprie religioni senza che questo diventi un conflitto di carattere interpersonale in sostanza. Quindi il problema è proprio la ricerca di un dialogo, bisogna insistere cercando di trovare innanzitutto un accordo tra tutti i paesi che hanno questo tipo di, come dire, volontà, e poi cercare di riuscire insieme di trovare un punto d'appoggio sul quale instaurare un rispetto reciproco, però senza violenza in sostanza. Nella prossima puntata parleremo della costruzione di impianti di biomasse nel nostro territorio. Grazie per l'attenzione, arrivederci.